Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi vorrei parlare di un libro che non ho letto propriamente di recente, l'ho letto grosso modo un anno fa, anzi anche qualche mese in più, però ho deciso ugualmente di parlarvene in realtà per due motivi. Il primo è perché è un libro che mi è piaciuto tantissimo, uno di quei libri che ho sentito sulla pelle pagina dopo pagina, e quindi se ha un senso avere un canale YouTube, ce l'ha nel momento in cui si cerca soprattutto di diffondere quelle che sono state le letture per noi più significative. E sicuramente questo libro ci rientra pieno nel mio caso. E in seconda battuta perché sabato è stata la giornata della memoria e sebbene questo libro non affronti il tema del genocidio degli ebrei o dell'olocausto, perché poi di fatto i tedeschi non hanno deportato solamente gli ebrei, ma i tedeschi nazisti non hanno deportato solamente gli ebrei, ma anche tante altre minoranze, sebbene in realtà questo libro non parli di questo, in realtà si svolge durante gli anni del regime hitleriano. E quindi rappresenta, se vogliamo, una fotografia di un'epoca vista però da un'altra angolazione. Il libro in questione, oggi ve lo faccio vedere anche in fotografia sull'iPad, è questo, Ognuno muore solo di Hans Fallada, un autore che sotto pseudonimo ha scritto una storia che vi assicuro è stupenda. Peraltro Hans Fallada è uno pseudonimo, perché ovviamente non si poteva scrivere liberamente di ciò che si voleva. E Ognuno muore solo, appunto, è uno dei romanzi di questo autore pubblicati da Sellerio, casa editrice che generalmente non sbaglia quasi mai un colpo, e anche in questo caso ha pubblicato veramente un piccolo gioiellino. Di cosa parla questo romanzo? Questo romanzo, come vi dicevo prima, è una fotografia di un'epoca. È il racconto di una famiglia, di un padre e di una madre che durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale perdono il proprio figlio e in risposta a questo grave lutto decidono di osteggiare il regime hitleriano attraverso delle semplici cartoline in cui invitano l'intera popolazione di Berlino a boicottare quella che è la politica del Führer. Ora, questo libro è quindi un libro che parla di resistenza, della resistenza tedesca, una resistenza che è stata comunque esercitata da un numero più o meno elevato di persone e che di fatto risponde a delle logiche che non corrispondono, se vogliamo, alla resistenza a cui noi invece siamo stati abituati a pensare, quindi una resistenza molto più guerreggiata, una resistenza portata avanti con l'uso delle armi e della violenza, una resistenza più sovversiva fatta appunto di un'insurrezione di massa. Ecco, in Germania nulla di tutto questo era possibile, quindi ci troveremo di fronte ad una resistenza che è come dire, la scelta di un singolo e quindi una resistenza che non viene osteggiata ma viene fatta di nascosto proprio attraverso questo lasciare per la città questi bigliettini. Ovviamente tutti coloro che si ritroveranno ad avere per le mani queste cartoline si troveranno a subire degli interrogatori da parte della polizia nazista e quindi loro malgrado si ritroveranno vittime di un sistema che ovviamente poi nel corso della vicenda arriverà ad individuare colpevoli e a prendere quelle che erano delle misure normali per l'epoca. Ovviamente di tutto questo non vi parlo perché altrimenti vi toglierei il gusto di leggere questo libro e vi assicuro che è un libro stupendo. Io l'ho consigliato a chiunque, amici, parenti, amici di amici, veramente è uno di quei libri che penso non tocchi unicamente un cuore arido, è una storia vera, è una storia fatta di persone, fatta di sentimenti. Ancora una volta prendo un po' a prestito quello che ho detto per quanto riguarda 4321 di Paul Auster, è un grande incastro tra la microstoria e la macrostoria. La macrostoria è quella degli eventi, no? Quella dei grandi eventi, quindi in questo caso quella della Seconda Guerra Mondiale, della politica hitleriana, del regime del Terzo Reich. La microstoria invece è quella del singolo, quella della famiglia Kvangel che in seguito alla morte del figlio
si ritroverà proprio ad osteggiare, no, la politica del Führer e a pagarne poi le spese, le conseguenze sulla propria pelle. È un libro in cui pagina dopo pagina veramente vi sentirete schiacciati in una morsa. È un libro claustrofobico per certi versi. Vi toglierà il fiato, vi toglierà il respiro, sentirete i passi della polizia nazista, sentirete anche voi avere il fiato sul collo. Avvertirete, no, sulla vostra pelle cosa abbia significato questo obnubilamento delle coscienze, sia di massa che individuali. Per me è stato un libro splendido, un libro che veramente nel momento in cui l'ho finito, l'ho chiuso, ho accarezzato la copertina e ho dovuto prendermi del tempo per riflettere, perché vi assicuro che soprattutto sul finale, veramente proverete tante emozioni, dalla rabbia, alla compassione, quasi, come dire, vi sentirete partecipi, no? Proverete, pietà per queste persone e proverete rabbia, per un sistema che è un sistema che è completamente illogico, in cui l'individuo era privato di forse del bene più prezioso che abbiamo, che è la libertà. E veramente una delle tante cose su cui vi troverete a riflettere è su quanto noi oggi diamo per scontate delle cose, tra cui per esempio la libertà di fare o dire quello che vogliamo, quando veramente pochi anni fa non era minimamente così, non era minimamente pensabile. Io questo libro veramente l'ho adorato, mi è piaciuto tantissimo, mi ha tolto ore di sonno, mi ha fatto male perché è un pugno in pieno stomaco, è un libro forte, la storia, ripeto, una storia vera, poi peraltro in appendice, cioè, ci sono tutte le carte del processo, ovviamente Anna Quangel e Otto Quangel sono dei nomi di fantasia. In appendice troverete tutte le carte del processo con i nomi delle persone vere, no, che hanno ispirato questa storia. E io vi assicuro che se deciderete di intraprendere un viaggio di questo tipo, una lettura di questo tipo, ne uscirete sicuramente distrutti, quindi leggetelo quando siete, tra virgolette, in buona salute psicofisica, però ne uscirete assolutamente arricchiti. Ora, se lo avete già letto, mi farebbe piacere, ma tantissimo, sapere cosa ne pensiate, perché veramente a me è piaciuto proprio tanto. Mentre se non l'avete ancora letto, vi consiglio di farlo quanto prima, perché è uno di quei libri che secondo me sono necessari. È una di quelle storie che è necessario conoscere per capire meglio dove viviamo e per apprezzare anche meglio tante cose che diamo per scontate. Ti ringrazio per avermi seguito, anzi vi ringrazio per avermi seguito, questo sarà un video un pochino più lungo, però insomma ci tenevo in maniera particolare. E nulla, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!